Sono qua, intanto una ciacola sul prima e dopo in rapporto ad Armageddon, a questo flagello, alla peste nuova del terzo millennio. Dunque, io sono veneziano, abito in Laguna, avevamo già avuto l'acqua alta lo scorso novembre, così alta da avvicinarsi al picco storico del 1966, quando era arrivata a 1,93 m. Il 12 novembre scorso siamo arrivati a 1,87 m e significa una catastrofe per la città. Quindi già allora la massa enorme turistica che ha imbavagliato e occupato la città si è ridotta. E adesso noi che ci lamentavamo prima di non poter viaggiare comodi nei vaporetti, perché i vaporetti erano occupati dai milioni di cinesi, giapponesi, amerindi, russi, con le loro enormi valigie e non c'era più spazio per noi, adesso possiamo viaggiare comodi, ma la città sembra un quadro di De Chirico, città da pittura metafisica, deserta. E un'altra cosa positiva nella disgrazia, le grandi navi da crociera che inquinavano l'aria, avevamo un livello di polveri sottili record in Europa, probabilmente. E pensate a una città di anziani come Venezia, di asmatici, di cardiopatici, e di bambini pochi, tutte queste categorie cosa rischiavano con le polveri sottili. Adesso in compenso l'aria è pulita, quando piove non viene più acqua marcia e si respira. Ma l'assenza di navi è un altro colpo inferto terribile all'economia cittadina. 2/3 delle nostre case sono state trasformate in B&B, bed and breakfast, appesantendo tra l'altro gli edifici, perché in ogni stanza hanno messo i sanitari che pesano e la nostra città si regge sulle palafitte, sul legno. Quindi il peso è aumentato e si rischia di cadere, di crollare. Adesso questa clientela è sparita. Ora, nel dopo, in questa situazione che per la mia anagrafe, io sono un vecchio nonno. La mia generazione, io e mia moglie, siamo due vecchietti, una casa antica del 1400, ci hanno rubato la primavera. Noi in questi mesi facevamo scorta di aria buona, di luce, di sole, per prepararci all'inverno. Il coronavirus ha rubato ai giovani, ai bambini, ai miei nipoti, gli spazi, la socialità, lo sport, ma loro avranno tempo per rifarsi, mi auguro. Noi invece no, a noi non sono date grandi chance. L'unico vantaggio, si può dire, nel dopo è che forse questa città svuotata dall'inflazione patologica e compulsiva del turismo potrebbe rioccupare i suoi spazi. Non nel senso di un'autarchia economica, ma per esempio rilanciando l'artigianato, che qui è fiorito, pensiamo solo al vetro, con risultati mirabili e anche molto efficaci dal punto di vista dei proventi economici. Quindi forse una città dal basso, che ricostruisce dalle macerie, come dopo una terza guerra mondiale, un progetto di esistenza diversa e più vivibile.